Saliamo al piano superiore. Intanto qui ci sono già i quadri. Un mobiletto con, attenzione, un documento di Vittorio Emanuele. Il nome di Vittorio Emanuele III. Il direttore del Politecnico di Torino. Tranquilli, non ci troviamo in quella località. Non so cosa sia. Oh. Molto, molto, molto bello. Qui dobbiamo stare attenti e camminare ai lati, perché altrimenti questo cos'era? Un calendario. Carino comunque il calendario in questa maniera, che si prendono i pezzi e si cambiano. Roulette elettrica. Bello. Guardate che bella questa. Tutta affrescata di blu. Molto carino. Belle queste camere comunque. Quella è una piccola televisione. Entriamo in quest'altra. Oh, guardate che baule gigantesco. C'era qualcosa? Ingegnere. Vestiti. Qui ci sono le scarpe di un uomo. Che Stan Smith lì giù, vedo. Questa casa non deve essere stata abbandonata tantissimo, tantissimi anni fa, una decina penso, con il terremoto verso il 2010-13 circa, credo. Ecco un'altra stanza, e qui si vede un po' di decadenza. Qui il pavimento è un po' scricchiolato, quindi direi di non entrare. Oh, che sala gigante! Gigante questa sala, mamma mia! Avevano due televisioni, una lì in fondo e un'altra qui. Poi bellissime queste televisioni vecchio stile. Guardate qui che crepa nel soffitto, che parte da lì e arriva fino in cima. Ecco l'altra televisione. Guardate qui quanti ragni che ci sono, non so se si nota. Bello questo stereo anche.
Siamo nelle ultime stanze. Wow. Carino. Guardate qui che bello. Cioè, qui ci sono libri antichissimi. L'Iliade di Omero. I libri sono antichissimi di questa libreria. Questo è scritto in, non so. Non so. Ah, questa è la scaletta iniziale. Quella che si vede da giù. Qui hanno spaccato il salvadanaio e ci sono... Queste che sono lire? Repubblica Italiana. Questo è... Sarà l'ultima cena. Ah, ecco perché qui c'è la cappelletta privata. Ecco la cappelletta privata. Questa villa aveva anche la cappelletta privata. È grandissima, ragazzi. Qui c'è un altro piano. Finiamo prima questo. Poi andiamo. Qui c'è questo qui. È, penso quello che si usa in chiesa. Qui c'è una puzza che non so di cosa. C'è puzza di non so cosa. Qui c'è il bagno. Un po' nascosto questo bagno. Bella, una caldaia a colonna. E questo? Non andà troppo, non andà, non andà, non andà. Meglio non fidarsi. Qui ci sono i soffitti affrescati. E qui sta quasi per crollare questo pezzo qui sopra. Però era usato più che altro per, penso, ci lavoravano. Saliamo al terzo piano. Vediamo cosa ci riserverà il terzo piano. Carino questa scala, anche con tutti i quadri. Vediamo, vediamo. A me queste scale sembrano... Al centro sembrano tutte abbassate. Non è che mi convince molto, eh? Bella. Sì. Sì. Ti piace, mamma? Vediamo prima qua. Wow. Fantastico. Fantastico. Che spettacolo. L'ultima stanza del terzo piano, vediamo. Che era tipo, boh, lì c'è una specie di lavandino. Qui un altro camino. Ammazza, è gigantesca questa villa, cavolo. È gigantesca. No, bellissima, guardate qua. La macchinetta di... tantissimo tempo fa. È gigante.
specchio anche le ultime due stanze della casa, una saletta da pranzo semplice, un bagno sicuramente, infatti un bagnetto, e c'è ancora, eccolo qua l'ultima stanza. Ragazzi, ops, noi non sappiamo se abbiamo trovato qualche fantasma. Adesso vedi, facciamo muovere la telecamera insieme a me. Non sappiamo se c'è qui accanto a noi il fantasma della donna. Li facciamo muovere un po' con noi e fateci sapere se voi notate qualcosa. Qui ecco, c'è il resto del gruppo insieme a me, mi muovo nuovamente. Vedete, mi abbasso, sta qui? No, sta lì? Non lo sappiamo. Con le mani. Ciao. Esplorazione andata benissimo. Benissimo, benissimo. Bellissima villa. E poi cosa c'è da dire? E poi che diciamo? Cosa devono fare? Likeate, commentate e iscrivetevi al canale.